Gentilissimi telespettatori, buonasera e benvenuti al nostro programma settimanale sul canale UHF 31. Stasera Giovanni Di Malta e Vince Palumbo vi presenteranno l'ultima puntata dell'Angolo allo sbaraglio per il 1997 e concludiamo il nostro programma con delle notizie dall'Italia. Eccoci ora Vince e Giovanni che dalle magnifiche poltrone della Casa Bella Fine Furniture penso che si siano addormentati mentre aspettavano la linea. Guardiamo. Nevada. Dove siamo? Io mi sono anche dimenticato. Siamo a Casa Bella Fine Furniture dei fratelli Marafiotti. Eravamo così, ci siamo seduti per caso e ci siamo addormentati. Una bellezza sti divani. Avere un salotto del genere a casa vuol dire avere comodità, vuol dire riposo. E l'uomo oggi, senza il bivacco, dopo aver sudato, lavorato una giornata, non è niente. Io mi rilasso nei salotti Nevada da Casa Bella Furniture. Soltanto Nevada? No, Nevada è il modello. Uno dei tanti modelli della ditta. Natuzzi. Natuzzi produce qualunque stile di salotto. Adesso va di moda il salotto con il piede. Una volta mi pare verso i 70-80, poi è uscito fuori da. Adesso fa molto di moda. Quindi è tra il modello e l'antico. Cioè una cosa, una novità. Come novità che... Comunque adesso io e te abbiamo riposato, ci siamo alzati, faremo una panoramica di quelle che sono le cose belle esposte dalla Casa Bella. Quindi vedremo i salotti, vedremo camera da letto, vedremo sale da pranzo, vedremo che tipo di legno usano, che tipo di pelle, perché c'è pelle e pelle. E pelle. Adesso ci scoperchiamo. Sì, perché abbiamo dormito abbastanza, no, Giovanni? E apriamo la trasmissione. Allora, buonasera a tutti teleascoltatori e benvenuti alla nostra trasmissione. Possiamo dirla settimanale. Possiamo dire che questa è diciamo verso la fine. C'è una sorpresa verso la fine. Amici vicini e lontani, nemici e nemici, buonasera. 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 Ma ce l'ho detto. Mi hai fatto vedere il cuscino di Casa Bella, bellissimo. Ce l'abbiamo detto che siamo dai fratelli Marafiotti. Ce l'abbiamo detto. Ce l'abbiamo detto. Siamo da Casa Bella Fine Furniture. Siamo là. Ce l'abbiamo detto. Sulla Pineham Road. Sì. E Pineham Road, questa è una bella strada, quasi all'angolo di fronte a McDonald's, diciamo, dove si fanno i panini. Prima del Glendo Hotel. Sì, e questa è invece la nostra Casa Bella. Quando volete una Casa Bella, ecco perché hanno messo il nome, perché chiederemo perché hanno messo Casa Bella. Perché se la casa brutta non ce lo mettevano. Nessuno comprava niente. Allora ci hanno messo Casa Bella. Poi sentiremo. Che è gestita dalle famiglie Marafiotti. Marafiotti. Ecco, vedremo salotti di pelle, salotti moderni, salotti stile antico moderno. Tutti salotti sono qua, salotti, sala da pranzo, sala da letto. Sai che da giovane io il mio lavoro era falegname. E che vuol dire? Facciamo sto programma, Giovanni, sì, dai. Mi piace vedere tutte queste camere che sono veramente, mi riportano in Italia, ecco, lo stile italiano, la fame no, ma la passione di aver ritrovato in questo negozio di Casa Bella di fronte a McDonald's, ecco, un tipo di stile italiano, ma questo invece non è proprio un tipo tipino, è originale, bellissimo, lo stile italiano. Che può accontentare qualsiasi gusto, sì, qualsiasi stile di, sì, casa, qualsiasi... Sì, sì, qualunque cosa. Ma perché non mi compri? Vieni a Casa Bella, mi compri, e così per Natale ci fa un regalino a qualcuno. Perché se voglio mi fai paura? A me non mi ha mai fatto paura nessuno. Se voi venite qua a Casa Bella, $125 mi hai comprato. E non ti metto in mano a fa così, hai capito? Che te piglio, ti butto dentro la televisione, hai capito? Staglio! Giovanni, ci sono pure io qua. Pure io mi vendo. Ma tu sei un po' troppo serio. Sì, lo so, ma io costo quanto te. E quanto costo? $125. Con $250. Il mio regalo di Natale. Natale?
A casa bella. Ciao. A casa sempre. A casa bella. Eccole qua, Olio e Stelio. $250 per Natale, ci avete un bel regalino. Ma che faccia, che scena! Mi piace il rasino su! E tu? Me fai proprio! Non te lo dico! Il cuore matto che hai A parte che noi quando ci siamo noi c'è musica, questa sempre. È un'anfora. Questa è un'anfora greca. Greca. Pollo, questa Napolla. È greca. È greca. Sì. Questa qui da dall'antica, dalla Magna Grecia. La Magna Grecia. La sono magnata, poi ne ha avanzato un pochino. Guarda che c'è la che dura. Guarda che c'è. Poi dice che la colpa è solo nostra. Ci abbiamo un bel lume moderno qua. Abbiamo il signor Giuseppe. Buongiorno Giovanni, come sta? Sappiamo. E tu ce lo dirai anche, che questa settimana ci avete un sacco, ma dico, ma tanti special, è vero? È vero, è vero, sì. Questo salotto quanto ci costa, questa settimana? 2.595, la quale è un buon valore. Questo si chiama Bali Kona. Bali Kona, sì, uno dei tanti, perché è uno dei tanti modelli di quei ad angoli che ci avevamo così. Bene, questo è di pelle? Tutta pelle. Che tipo di pelle? Pelle di vacca. Di vacca? Sì, no, perché c'è pelle di quella di mucca, quello di vacca, ma l'importanza che pelle. E perché sì. Questo tipo di pelle dura di più? Sì, tutta la pelle buona dura tanto. Dura di più. Perché c'è pelle e pelle, diciamo. Sì, sì, ma. Qual è la pelle migliore? La pelle di vacca. La migliore. La migliore, sì. Cioè, dopo c'è quella di bufalo. Più pesante. Quella un po' più dura, sì. Sì, non è soft come questa qua, no? Sì. Molti hanno paura a comprare i colori chiari. Come questo qua ad esempio, perché si sporcano, è vero? Beh, certamente guardano belle, ma sono un po' più delicate riguardo. Si possono pulire facilmente? Oh, facilmente, c'è il prodotto adesso che si pulisce facile. Voi sì. Ce l'avete? Sì, sì, magari vediamo. Ci farà vedere, perché io sono uno di quelli che dovrei comprare un salotto chiaro e non lo comprerei. No, no. La mia paura è che magari arrivano bambini e così via, si sporcano. No, non è vero, Giovanni, non è vero, no, si può pulire facilissimo. Certamente deve tenere un po' di cura, si sa. Beh, chiaro, chiaro. Ma la pelle è delicata anche. Insomma, è delicata, ma se la guardi bene, se la sa usare per tanti anni senza. Sì. Senza quindi problemi. Chi compra pelle è per la vita quasi. Oh, diciamo, per la vita dipende quando, ma abbastanza da tanti anni, sì. Sì. Sono sì. Garantiti questi salotti? Sì, sì, 10 anni. 10 anni? Sì. Per che cosa? Su la pelle, sulla fronte, l'aio, sì, tutto. Sì. Va bene. Abbiamo trovato uno dei fratelli Marafioti che ci ha un po' descritto questo tipo di salotto, ma se ti alzi con noi, sì, so che tu hai visto noi, sei invidioso, vuoi dormire. Cosa vendete? Mica vendete solo salotti qua, eh? Hanno tanti salotti in pelle, non pelle, differenti modelli, come vedete, sale da pranzo, scrivanie, bookshops, quella libreria, sì. Camere da letto, qualsiasi cosa. Vabbè, adesso faremo una descrizione in generale. Sì. 2.595 per il Bali Kona solo per questa settimana? Oh no, fino a Natale, dopo fino a Natale, Natale pure, Natale. Questi modelli qua teniamo a special sempre, sì. Regalatevi per Natale un salotto, ma un salotto comodo, perché tante volte si spende migliaia di dollari, il salotto non è comodo, poi si arriva al punto dove bisogna metterlo nel garage perché non è comodo e comprare un altro, quindi si spende doppio, succede questo, eh? Sì, sì, sì. Questo salotto qua. Adesso Vincenzo farà la prova dell'otto. Sì, sì, vi faccio vedere. Vediamo Vincenzo come si è seduto. Com'è? Comodissimo. È comodissimo? Comodissimo. Ti senti come? A mio agio. Meglio di prima. Meglio dell'inizio. Meglio dell'inizio. Ti pareste andare a dormire? Sì. D'accordo. Ecco, come si chiama questo salotto? Il modello si chiama Chestwood. Chestwood costa $4.500. A special è una pelle proprio molto bella, soft. Molto fine, eh? Soft, vero Vincenzo, come la trovi? Morbidissimo. Molto fine. Sì, questo è un modello fatto in Australia, non vende all'Italia. Sembra una gomma sì. Piume. E c'è tanti altri colori che può avere. E questo va insieme a questo tavolo che è di marmo, se non mi sbaglio? Marmo e vetro, sì. Marmo e vetro, questo sì. È bellissimo. Sì. Quindi un salotto del genere è anche indicato per una famiglia che ha figli. Sì, sì, per tutte, per piccole, più. Sì. Vincenzo, tu adesso avvicinati a noi, così la tua voce la sentiamo. Hai detto che c'è un salotto classico che è antico ma moderno e non morirà mai. È un modello classico, diciamo, il Chesterfield. Quello sì, Chesterfield sono là, questi qua sono. Sono classiche pure, sì. No, però Chesterfield è un modello che non muore mai. No, come modello quelle sono da tanti anni prima e durano sempre. Vogliamo stare a vederlo, Gio? Sì. E non indurre in tentazione. E come si fa a venire in un negozio come Casabella, trovare tante comodità e non accomodarsi?
ti viene la voglia. Adesso abbiamo il nostro amico Vince che è incluso nel prezzo dei $1,395 il Kent Chesterfield, che è uno dei salotti classici mondiali, diciamolo. Ecco, oggi, non solo oggi, ma fino a Natale, special $1,350. È vero, Joe? Sì, è vero, Giovanni. Quel prezzo là è special fino a Natale, pure un po' dopo Natale. Vabbè. Qualcuno che non può venire prima Natale, anche dopo Natale. Facciamo sempre buoni prezzi qua in questo negozio. Quindi, ci siamo capiti? Comperate un salotto da Casabella. È Natale, regalatevi qualche cosa di comodo, perché nella vita non ci sono tutte le altre cose, c'è anche la comodità. E da Casabella troverete quello che vi serve per stare bene. Vince, io lo vorrei vendere, non lo vorrei vendere. Ti vendi? Io personalmente non mi vendo per 1.395, però il salotto si vende per 1.395 e il signor Joe ha detto che aspettiamo anche fino a dopo Natale, però io fino a dopo Natale non posso aspettare. Il salotto dobbiamo venderlo prima. Allora tu te lo compri presto? Sì, senz'altro. Perciò approfittate dell'occasione, non dopo Natale, pure prima Natale, eh? È un magnifico salotto, grazie. Volevo dirvi, cari amici a casa, vicini e lontani, tranquilli e non un attimo solo, fatemi riposare. Questo è il momento del bivacco, o delle due vacche, del riposo. Però seguendo me, i miei consigli, il mio collega Vincenzo farà allo stesso modo. Fai vedere, io ritorno indietro. Ecco qua quello che succede, mi risiedo, Vincenzo si è accomodato, ecco, queste due poltrone diventano due letti, in caso, non so, a casa avete ospiti, quale modo, quale sistema migliore, ma diventano letti d'emergenza. Il consiglio che diamo ai nostri telespettatori? Di vendere tutti i letti delle case e comprare queste poltrone, questo intero salotto, al prezzo modico di 2.995, che è una grandissima valuta, c'è bene proprio. Davvero, $2,995, l'occasione del secolo, tutta pelle, garantita per 10 anni, anche la struttura, e sono questa poltrona, l'altra poltrona e le 3 sedie, $2,995, mi vedi bene? Perché se mi vedi bene, quello è il prezzo, $2,995. Certo che quando vieni da Casabella è difficile tornare a casa a mani vuote. Proprio l'imbarazzo della scelta, tanti stili, tanti disegni, tanti colori di divani, eh? Con prezzi, diciamo, imbattibili. Imbattibili, ma non imbattibili, super imbattibili. Che parola è super imbattibile? È meglio dei imbattibili. Quello, questa è una parola che abbiamo imparato durante la guerra, siccome sono fatto la guerra, poi imbattibili, super imbattibili, sono andato super, e sono vocaboli che dopo vengono messi sul dizionario, quindi loro hanno i migliori prezzi. Sì, sì, poi mettono l'addizione uno sopra l'altro, quindi si addiziona diventa, e poi diventa imbattibile. Perciò, e poi raccomandiamo a tutti i nostri connazionali di venire. Di fatto quando si fanno le raccomandate, poi si pacchetto e diventa tutto imbattibile con le raccomandate. Vabbè. Bene. Che? Okay. Che? Niente. Lo sapete che la prossima settimana è Natale, manca una settimana a Natale. Natale è una giornata dove la famiglia dovrebbe stare unita, diciamola. Quindi è una giornata dove sì, gli amici vicini e lontani, come diceva una volta un amico nostro, Nunzio Filogamo, debbono stare uniti, nemici, amici, quelli che stanno per diventare amici e la famiglia in particolare. È una giornata, non trascorrete questa giornata soli, anche con gli amici, perché sappiamo che all'estero ci sono molti emigranti che vivono in solitudine. Si lascia la terra, ma i ricordi della famiglia non muoiono mai, perché diciamo ognuno di noi a voler volare ha sempre avuto una famiglia e ce l'ha una famiglia, ricordatelo. Noi dobbiamo dire anche ai radioascoltatori che le trasmissioni per Natale giungono al termine, perché anche noi dobbiamo andare in ferie. Speriamo, speri tu? Lo spero, che speriamo che quello che abbiamo fatto, sì, non è stato, diciamo, di cattivo gradimento. No, sicuramente. Perché abbiamo voluto dare soltanto una piccola risata in famiglia, diciamo. Una compagnia settimanale a tutti gli amici vicini e lontani. Scusate se tante volte siamo usciti fuori dal seminato, ma è il nostro dovere quello di cercare di innervosirvi un po'. Perché sennò voi, come fate ogni lunedì e mercoledì a guardare il programma se non vi facciamo innervosire, se non vi diamo dei vocaboli fatti da noi, fatti in casa, perché sa,
Anche noi inventiamo delle cose che... Siamo casalinghi pure. Siamo inventori. Inventore casalinghi. Come... Chi era inventore? Che ne so. Quello che ha inventato la radio, come si chiamava? Lascia perdere. Siamo noi inventori. Ci scusiamo. No, io non mi scuso. Se ve ne ho fatte delle cose, ve ne farò di peggio. Tu? Speriamo che possiamo farne in futuro, sì, no? Ma per adesso ci scusiamo se qualcuno si è offeso. No, se vi siete offesi vi faremo offendere di più. Appunto. Come poi? Dicevo prima, abbiamo voluto dare un po' d'allegria nelle vostre case. No. Perché una risata fa sempre bene. Sì, certo, molto bene. Noi speriamo di ritornare il più presto possibile con voi, ma andiamo avanti con la trasmissione e vi presentiamo per mantenervi in compagnia con una bellissima canzone cantata dal Vince della musica del Sud Australia, notissimo in tutta l'Australia, Vince Palumbo. Ascoltatela. Bellissima, è stato un augurio per Natale, per a tutti quanti, mi raccomando. Ma guarda che bello, è veramente bello. Questo è un Comò, come lo chiamano, Comò, è vero, se non mi sbaglio, ed è il nuovo sistema del mobilio italiano, Questo è impellicciato. Impellicciato. Ci vuol dire che non si rovina, il legno è sotto, quindi questo viene messo su, questo mi pare che viene, l'impellicciatura viene recuperata dalla buccia degli alberi, poi viene incollata su, guarda che tipo di mobile, è veramente bello. Si usa molto in Italia e questo è ottenibile da Casabella. Questo fa parte di questo letto e dell'armadio, dei comodini. Però noi vorremmo anche far vedere, perché questo è il tipo di mobile puro italiano, guarda che bello. Non ci soffermiamo. Col marmolà, addirittura dentro al tiretto c'è una specie di conservatore dove si mettono i gioielli, quindi fatto apposta, molto bello. Adesso se Domenico ci segue con la telecamera, anche rimanendo di là, anche da lontano perché non ha importanza, noi ci avviciniamo a un'altra camera da letto. Questo è un armadio italiano, vero Gio? E questo è pure un'altra importata dall'Italia che importiamo, sì. E questo fa parte di questo letto qua, vero? E questo letto. E di quella specchiera? Molto bello, ma sono originali, cioè sono mobili che è difficile trovare, sono di esclusività della Casabella? Sì, questi sono esclusivi a noi, sì. È un buon prezzo, $5,500 tutto il completo. Tutto il completo? Sì. Ma è molto, molto bello. Facciamo anche trade-in, se qualcuno c'ha una camera da tanti anni che la vuole cambiare, la prendiamo, questo è molto interessante, la prendiamo indietro e ci diamo un bel prezzo pure e si prende una di queste nuove. Questo è molto interessante, che noi dobbiamo dirlo, diciamolo noi Giovanni. Diciamolo. Diciamolo noi. Quando venite da Casabella, cosa faranno? Faranno, se avete un trade-in di qualche letto, di qualche, diciamo, sala da pranzo, tutto, quello che sia, salotto, noi li riprendiamo, noi, letto, diciamo noi per dire loro, i fratelli Marafioti, vi daranno un bel prezzo così potrete acquistare un bellissimo completo di un, diciamo, una stanza di letto, un salotto, quel che sia. Quello che hanno bisogno. Cioè, perciò approfittate di questa occasione. Avrete lo special e inoltre avrete la possibilità di avere un prezzo minore, perché quando Casabella comprerà da voi, non so, un letto, un mobile o qualunque cosa, vi darà un valore che avrete di sconto su quello che comprerate. Senz'altro. Molto interessante. Sì, sì. Dunque, la prossima canzone che vogliamo farvi vedere e ascoltare è un augurio da parte di Giovanni De Malta per voi tutti telespettatori, e la canzone è intitolata My Way. Ascoltiamola. E dopo questa bellissima canzone sei stato in gamba, sei stato forte. Sì, guarda, e io adesso, perché sei stato così bravo, ti voglio presentare i fratelli Marafioti, che sono gli originali che hanno cominciato questa, diciamo, ditta di industria, di fornitura. Giovanni, piacere. Giuseppe, Giovanni. Piacere, Giovanni. Sam. Piacere. Francesco, Giovanni. Piacere. Dai la mano. Io gliel'avevo dato prima, Giovanni. Sì. Ti voglio dire che loro ancora sono attivi, però... Anche coloro hanno cominciato i figli in questa industria, ah, sì. È vero? Sì, sì, adesso. Quindi la famiglia si sta allargando. Sì. Sì, sì. I nomi dei figli come si chiamano? David, Frank and Linda and Anthony. E i miei ancora sono in arrivo. Vabbè, arriverà. Sì, sono ancora a scuola. Comunque vi sentite scuola. Più forte con questi figli intorno a voi. Infatti Giovanni, andiamo a intervistare, a trovare una delle esperte dei figli dei Marafioti. Sì, ma noi se non ci vedremo alla fine della trasmissione, vi auguriamo un buon Natale. Altrettanto a Giovanni. A voi famiglia, a tutti quanti. Anche a lei famiglia. Altrettanto buon anno, buon Natale. Buon Natale, buone feste. Tanti auguri a tutti i nostri
clienti, vogliamo dare un grande augurio di buon Natale, come ho detto prima, di un felice anno nuovo a tutta la clientela e amici. Grazie. E se hanno bisogno di mobili che ci vengono a trovare. Certamente, questo è sicuro. Vi devono venire a trovare. E come no? Che fanno se hanno bisogno di mobili? Vi vengono a casa trovare bella. A casa bella. Sì. 472 Pineham Road, Glint. Il numero di telefono ce lo ricordiamo. 837-4144. Benissimo. Ed ora, credere o non credere, andiamo a intervistare la figlia di uno dei proprietari della Casa Bella, che ci parlerà delle stoffe dei salotti. Poi andremo a visitare l'arte povera, che è un tipo di mobile che va forte in Italia. A parlarci di questo è l'esperta, che appunto oggi ci spiegherà la differenza fra la pelle e il tessuto. Sappiamo che la pelle è un po' più durevole, che dura di più e per la vita, quello che si dice, però il tessuto, anche il tessuto, the fabric, is not very... No, it's to keep clean, is that what you're going to say? No, very easy, just as easy as the leather. As you can see, it's available in all different compositions, so there's cottons, there's polyesters and there's blends. These ones here, they're all in all the different colours. Do you think that which one are better, polyester or cotton? They're all equally the same. They're all guaranteed, these fabrics, so you won't have can a problem. Be three, yes, we'll fabric seal it for you, so should you ever stain it with anything, you'll find that the stain isn't absorbed in the fabric, you won't have a problem at all. Quindi la differenza tra la pelle e il tessuto non c'è molto, se questo viene trattato. That's right. In regards to cleanliness, it's exactly the same. Very easy, you don't have a problem with it perché at all. Molta gente ha paura di acquistare, di comprare salotti in tessuto, perché magari si danneggia prima, si sporca prima. Not a problem. Even a color as pale as this one here, something cream, not a problem. Questa settimana, se non mi sbaglio, il salotto Loreta c'è uno special. Difatti il prezzo, ecco, lo facciamo vedere a casa, è 1995. You have any special price? Special Loreta is 1,795, and that price there is any of these fabrics, any different color. You can have in a plain, or you can have this nice floral as well. Your choice. E quindi questa settimana il salotto, dicevamo, Loreta, da $1,995 a $1,795. Questo è un bel regalo per Natale da Casabella. I fratelli di Casabella e Marafiotti quindi fanno un bel regalo per Natale. Parliamo di arte povera. L'arte povera sarebbe il legno riciclato, rimesso a bacchette, poi messo insieme, e in Italia è diventato di grande moda anche qui in Australia, vero? Yes, that's right, it's very popular at the moment. Recycled timber. Yeah. Well, as you can see, all the pieces of the furniture are all left in original conditions or still with the holes, or the nail marks, and it's got that old rustic look about it. And very nice, isn't it? Is it very expensive? No, no, not at all. And the beauty about it is it can be made to measure, so it'll fit in any home. You can have it extension tables, fixed top table, anything you like. Quindi questo tipo di mobile può essere fatto su misura, se è una casa, non so, una determinata misura, vengo da voi da Casabella, ordino questo tavolo, lo voglio così lungo e così, voi fate tutto. Yeah, exactly, we'll measure it up and it'll fit any home, any wall, any space. E questo è il bello di questo tipo di mobile, che appunto è rustico, è fatto da pezzi di legna antica, ecco qua, e viene rimesso a nuovo, quindi non costa molto. E imbellirete la vostra casa. Ricordatevi da Casabella. Giovanni, siamo arrivati sotto Natale, io ti saluto, anche a te. Ti ringrazio. A chi? A te. Perché? Per il tempo che abbiamo passato insieme, di quello che abbiamo fatto, tanti auguri. Diamo un buon Natale a tutti gli amici a casa, a tutti gli amici della Radio Televisione Italiana, a tutti i nostri telespettatori, a tutti gli italiani. A risentirci, vediamo forse in un prossimo futuro. Da Giovanni Di Malta a tutti, grazie. Palumbo, un ringrazio ai fratelli Marafiotti che siamo ospiti. Beh, certo, è chiaro. Un carissimo augurio di un buon Natale e un felice anno nuovo. A tutti ci vediamo. Buon Natale, ciao, buon anno a tutti, ciao.
E prima di chiudere la trasmissione, io e Vince vi ricordiamo che quando acquisterete i mobili, salotti, camere da pranzo, sale da pranzo da Casabella, porteranno a casa vostra fino a domicilio. E se ad esempio ci servono, non so, delle modifiche a un mobile, lo fate anche voi? Sì, Giovanni, facciamo tutto, sì. Quindi portate la roba a casa, la montate anche? La montiamo, la mettiamo dentro la camera che il cliente vuole, facciamo tutto, sì. Quindi da Casa Bella Fornice troverete servizio, qualità e prezzo, quello che è importante. E durante il periodo di Natale adesso troverete tanti special. Buon Natale a te e a tutta la tua compagnia. Grazie mille. Grazie a te e a tutti i nostri clienti, a tutti i nostri connazionali e a tutti. Amici a casa, vi siete goduto un'altra edizione della Radio Televisione Italiana. Ciao. Prima di passare alle notizie dall'Italia, vogliamo ringraziare Casabella Fine Furnitures